Bentrovati, gentili telespettatori di Cilento Channel. Le consultazioni, sesta puntata. Con noi oggi il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Bentrovato, Adamo. Ciao Gianni, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono da Cilento Channel. Benissimo, allora Adamo, velocemente, spieghiamo ai nostri telespettatori se Adamo Coppola sarà candidato alle prossime elezioni. È banale la domanda, ma bisogna farla. Sì, sarò candidato alle prossime elezioni amministrative. È un percorso che è cominciato ormai, mio malgrado, 14 anni fa, quando con l'amministrazione Alfieri fui nominato assessore a suo tempo, e da lì è cominciato un percorso di passione verso la mia città che ho cercato di trasferire dando tutto me stesso in questi anni, e quindi sono pronto per probabilmente l'ultima candidatura, perché poi dopo di questa, insomma, se dovessi essere ancora eletto, al termine dei 5 anni terminerò la mia esperienza dopo 2 mandati, quindi saranno, mi auguro, gli anni più belli, perché come diciamo spesso, abbiamo spesso detto, il meglio deve ancora venire, e nel nostro caso ci auguriamo sia proprio così. Beh, diciamo che dopo un secondo mandato, poi per un politico, per una persona costante, quale il sindaco Adamo Coppola, perché lo dobbiamo dire, frequenta il comune, diciamo, sin dalle prime ore del mattino e poi va via in serata, diciamo c'è una velleità a continuare il percorso, diciamo, politico, ovvero tipo provare in regione, no? Alla Camera, al Senato. Non mi dire, Adamo, insomma, che poi abbandonerai, eventualmente dovessi fare anche il secondo mandato. Ma diciamo che questo, la politica brucia velocemente tutti gli eventi, le tappe, quello che non sappiamo, quello che succederà. Certamente la mia carriera politica già ha avuto grandi soddisfazioni, mai immaginavo, insomma, tanti anni fa di diventare sindaco di questa città, della mia città, quindi gli agropolesi mi hanno dato già un grandissimo onore, quindi questo è già una grande soddisfazione per me. Quindi ho raggiunto, insomma, quello che era diciamo anche un sogno da parte mia, quindi per me il massimo è stato raggiunto. Poi è chiaro, la vita politica crea anche delle opportunità, delle occasioni. Se dovesse capitare l'occasione ce la giocheremo, ma veramente senza nessun affanno e senza nessuna ansia, perché veramente la soddisfazione che ho avuto in questi anni è stata veramente tantissima. Certo, come dicevo, ci ho messo tutto me stesso, perché non ho mai fermato la mia attività neanche un secondo, però sono già felice di quello che sono riuscito a realizzare. Molto bene, allora veniamo alla sfida straordinaria, a mio modo di vedere, per la prossima primavera. Agropoli deve eleggere un nuovo sindaco, è possibile che appunto riconfermi Adamo Coppola. L'analisi è questa: tanti candidati, una sfida semplice oppure complessa, Adamo? Io credo che sia forse ancora presto per avere realmente il quadro definitivo dello scacchiere politico, nel senso che ci sono ancora tanti incontri, discussioni ancora certamente che ci saranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. In questo momento noi siamo concentrati sulla costruzione della nostra coalizione, sul lavoro importantissimo di fine mandato, perché queste settimane stiamo cercando di recuperare un po' il terreno perduto, il tempo perduto soprattutto a causa del Covid, tante cose che dovevano essere già fatte non abbiamo potuto farle proprio per questo motivo, quindi stiamo facendo un lavoro enorme di recupero di ciò che può essere messo in cantiere prima della fine definitiva del mandato, e questo ci impegna tantissimo insieme, ripeto, a una coalizione, diciamo, che stiamo costruendo, che vede già in questo momento naturalmente il Partito Democratico come partito, insomma, centrale della composizione amministrativa, lo era già stato e lo è già, insomma, da diversi anni in città. Abbiamo già insieme costruito 3 liste civiche di supporto al Partito Democratico, quindi siamo già 4 liste di partenza, e in questi giorni prossimi ho ricevuto mandato, insomma, da Partito Democratico, diciamo, dai consiglieri uscenti, insomma, di lavorare per la costruzione di una coalizione quanto più ampia possibile di centrosinistra, quindi incontreremo tutti gli alleati possibili, quindi e quindi quali sono sul territorio 5 Stelle, Partito Socialista, tutte quelle
quegli interlocutori, insomma, che fanno parte del centro-sinistra a livello regionale, a livello nazionale, che possono tranquillamente collaborare con noi rispetto a un progetto, naturalmente, di proseguo di questa attività. È chiaro che non è solo questo che conterà, perché conterà naturalmente anche il programma, le idee che abbiamo messo in campo e che stiamo continuando a mettere in campo. Quindi, rispetto a questi due parametri, quella di una costruzione con la coalizione di area di centro-sinistra e il programma elettorale insieme, gli obiettivi che siamo posti, sulla base di questo penso costruiremo una coalizione ancora una volta importante, in grado di, insomma, competere con decisione alla riconferma nel Palazzo di Città. Allora, adesso cerco di fare memoria per elencarti gli ipotetici candidati a sindaco e tu mi dovrai rispondere quali di questi temi di più. Allora, partiamo da Giovanni Basile, che è stato il primo, subito dopo Elvira Serra e poi ancora, se ricordo bene, Costabile Spinelli, poi Raffaele Pesce, Massimo Laporta e o Roberto Mutalipassi, perché qui bisogna sciogliere anche questo ipotetico e probabile nodo, insomma, questa candidatura di Agropoli Oltre, per capire chi sarà il leader candidato. Quali posso dire, di questi temi posso di più? Certamente posso dire chi apprezzo di più. Diciamo, l'affetto, la stima maggiore va proprio a Roberto Mutalipassi, che in questi, con cui in questi 4 anni abbiamo collaborato veramente in maniera proficua e mi riconosco veramente le qualità tecniche e morali. E io voglio dire, non so alla fine quali saranno le sue decisioni. Naturalmente lui ora sta, purtroppo, suo malgrado con Covid, quindi non è stato possibile né incontrarci né vederci, insomma, con lui, ma mi auguro, insomma, che lui possa continuare con noi questa avventura così entusiasmante, e quindi posso dire, insomma, tra tutti, che la stima maggiore va proprio a Roberto, e mi auguro veramente che continui con noi. Per il resto, a tutti gli altri candidati, quelli che vorranno candidarsi, insomma, faccio veramente un fortissimo in bocca al lupo, e ho già avuto modo di dire che è un grande piacere potermi confrontare con loro, perché il confronto democratico è il sale della democrazia e ritengo sia essenziale per la nostra città che ci sia un grande colloquio a 360 gradi, quindi non mi può far altro che piacere, insomma, di confrontarmi con tutte queste persone, tutte assolutamente valide, e con loro, diciamo, sarà, mi auguro veramente una bella campagna elettorale piena, io mi auguro, di proposte, mi auguro di progetti, insomma, e che si discute, insomma, di quello che vogliamo sia la nostra città in futuro. Mi auguro veramente, lo dico veramente con il cuore, che non si scada, come è capitato pure in qualche consiglio comunale, nel livello più basso della politica, che non, la nostra città non merita, e quindi mi auguro con loro, insomma, di veramente fare una campagna elettorale alta nel vero senso della parola. Sei riuscito, diciamo, da buon politico a scavalcare la domanda. Hai lanciato la pietruccia a Roberto Mutalipassi, che è ancora indeciso, insomma, se rimanere con te o distaccarsi e quindi appoggiare Massimo Laporta. Però almeno uno di questi candidati me lo devi dire, se ti fa paura o meno, dai. No, ma il concetto, non un concetto di paura, ripeto. Era un modo per stuzzicarti, è normale. È chiaro che, insomma, oggettivamente, se dovessero queste persone, che ho detto tutte quante degne, riuscire a creare una coalizione alternativa forte, allora comincia a diventare una battaglia anche più bella, una sfida ancora più bella. Fin quando, almeno al mio modo di vedere, c'è una così grande frammentazione, insomma, ognuno di loro, per quanto possa portare un progetto, insomma, importante, ha comunque parte da una debolezza di partenza, che è quella proprio della frammentazione in sé. Quindi mi auguro veramente, ecco, io per esempio, facciamo per esempio un riferimento al centrodestra. Io sono stato ormai un passato veramente remoto, ho cominciato la mia percorso politico proprio nel centrodestra, e la enorme difficoltà di trovare una sintesi ancora c'è oggi. Questo onestamente mi dispiace, perché un centrodestra forte, ben rappresentato,
in città. Io credo la città di Napoli ne ha proprio bisogno, quindi mi auguro veramente che tra i rappresentanti del centro-destra si crea un entusiasmo, un'unione, una compattezza, perché insomma è giusto questo che lo merita. Già questa frammentazione che vedo purtroppo non dà una prospettiva positiva al centro-destra. Quindi io invece, come vedete, in maniera molto serena, perché lo sono, sicuramente lo dico con serenità, invece auspicherei un bel centrodestra compatto, con un candidato che possa raccogliere, insomma, veramente un'eredità che il centrodestra ha in città, ma che non riesce a esprimere alle amministrative. Quindi, come dire, consenso positivo, se ce n'è, se mi consiglio questo termine, che ormai è diventato quasi brutto da ascoltare, gli auguro veramente al centrodestra di fare una bella coalizione compatta, forte, che possa, insomma, sfidarci in maniera leale per il futuro della nostra città. Questo mi farebbe, insomma, piacere. Certo. Adamo, tra i candidati io non ho citato Nino Cianciola, che non ha ufficializzato effettivamente, l'ho ascoltato anche nella scorsa puntata delle consultazioni. Dicevo, non ha ufficializzato come gli altri la sua candidatura, però si sta sedendo insomma ai tavoli. E in realtà mi sembra di aver capito che ragionerà con tutti tranne che con Adamo. Lui è un tuo ex consigliere, ex lista Coppola, ma che cosa è successo tra voi? Diciamo che c'è stata realmente una visione diversa di quello che doveva essere il percorso politico. Insomma, se lui dovesse realmente candidarsi, la cosa allora mi fa piacere, perché, come ho detto, più è ampia, come dire, lo scenario, il parterre, più è bella la discussione, se si rimane proprio nei temi e nella correttezza, insomma, della situazione. Mi fa piacere, insomma, che si candidi. Per quel che riguarda poi i motivi che l'hanno portato via, insomma, io ho avuto la sensazione che lui avesse troppa fretta. La politica è una cosa che si fa, è un lavoro giornaliero, atto dopo atto, problema dopo problema. Quindi la fretta e come dire, la corsa alla grande visibilità lo si fa, ma lo si fa nel tempo. Io gli dissi che noi avevamo 5 anni di governo davanti a noi. Non c'era fretta di dover correre, non c'era fretta di raggiungere risultati che invece si raggiungono nel tempo. Io credo nel lavoro quotidiano, credo nel lavoro fatto giorno dopo giorno, non credo negli exploit, non credo negli incarichi importanti che possono dare visibilità improvvisa o foriera chissà di quali successi. Ecco, io penso che ogni incarico, qualunque esso sia, se viene fatto bene, insomma, produce dei risultati importanti. Io, quando sono stato nominato a suo tempo da Franca Alfieri assessore al bilancio, era un assessorato non considerato granché, perché era un assessorato che non aveva visibilità esterna, in quanto è un assessorato che gestisce l'ente internamente e che nelle sue deleghe anche la richiesta dei tributi verso i cittadini, quindi era mal visto da parte della cittadinanza. Io l'ho preso con piacere. E devo dire che poi alla fine del mio mandato tutti volevano un assessorato al bilancio. Perché? Perché è un assessorato strategico che di fatto ha la possibilità di avere grande visibilità anche se non ha diretti rapporti con l'esterno. Questo per dire che non è il ruolo, ma è l'impegno che ci si mette. Quindi io dissi allora che non c'era la rincorsa, non c'era la rincorsa del ruolo, della visibilità, ma l'impegno che si metteva anche nel ruolo singolo del consigliere comunale, perché può diventare importante, dipende come utilizzi il tempo che hai a disposizione, e purtroppo questa non è stata colta come occasione, e da lì è cominciato quindi un percorso divisorio, insomma, che si è concluso con le dimissioni. Però se Nino vorrà candidarsi, ci sarà tempo di confrontarsi anche su quelle che sono le sue eventuali idee, e diciamo, ci confronteremo rispetto a questo. Molto bene. Allora, l'ultima domanda, diciamo così, un po' scomoda, però Adamo, sei abituato comunque a rispondere a tutto, tra noi non ci sono mai stati filtri, è anche provocatoria la mia, però la possiamo analizzare probabilmente. Mettiamo il caso, allora, la tua ufficialità come candidato a sindaco del PD non è appunto certa. Quindi mettiamo il caso che un domani il PD non dovesse scegliere Adamo Coppola e quindi andrebbe con un'altra coalizione. Adamo Coppola cosa farà? Diciamo, si staccherà e farà una sua squadra oppure si adatterà alle decisioni del PD che poi sappiamo tutti un po' fa capo a Franco Alfieri.
In ogni, diciamo, coalizione, in ogni partito ci sono delle regole che penso che tutti quanti dobbiamo eseguire. Nel nostro caso, nella coalizione di centro-sinistra, esiste la regola che il candidato uscente viene ricandidato di fatto. È una regola applicata in tutta la legge di Salerno, è stata applicata in passato e sarà applicata in futuro. Quindi non ci sono dubbi, a meno che, diciamo, non c'è una scelta da parte del candidato sindaco di rinunciare, o c'è qualche motivo, insomma, personale, altrimenti se non ci sono stati particolari drammi da un punto di vista politico, se non ci sono stati errori clamorosi o fratture dal punto di vista politico tra il candidato e il partito di riferimento, non ci sono motivi per non ricandidare il partito, per non ricandidare il sindaco uscente. Quindi nel mio caso non ci sono assolutamente nessuna di queste condizioni e quindi so di poter contare sul mio partito, però evidentemente la domanda voleva dire altro, voleva dire Sì. sostanzialmente se ci sono delle frizioni tra la mia persona e il Partito Democratico, la mia persona e Franca Alfieri, penso che sia questo il senso della domanda. Io penso che la risposta è semplice. In ogni casa, in ogni famiglia c'è la possibilità di litigare, c'è la possibilità di avere visioni diverse, c'è la possibilità, insomma, di anche avere discussioni, perché no? Ma nelle famiglie, come nel nostro caso, il Partito Democratico è una famiglia, ormai sono tanti anni che ci frequentiamo, alla fine viene fuori comunque lo spirito amicale, lo spirito, ecco, familiare, fraterno che esiste tra di noi e quindi che vince naturalmente rispetto a delle discussioni che poi ci sono state, naturalmente. Ma pensate sia possibile, insomma, che in tanti anni Fermati, la politica. fermati. Eccoci. Pensate che in tanti anni, se vuoi puoi riprendere da lì. Dai, tanto abbiamo terminato, questa era l'ultima. Quindi Vai. pensate che in tanti anni di politica, insomma, non ci siano stati momenti di frizione tra di noi, tra me e Franco Alfieri, tra me e il segretario del partito, tra me e il Consiglio Comunale del Partito Democratico, ma è normale perché poi le vicende della politica, come della vita, sono continue e portano anche a tensioni, portano a momenti di rabbia, portano a momenti di felicità. Insomma, quindi è chiaro che in un rapporto sono anche alti e bassi, come è successo, normalmente è successo anche a me, è successo anche a me e Franco. Però, insomma, ci siamo ampiamente chiariti. Penso che la stima nei miei confronti, come penso la sua nella mia, alla fine prevale comunque in ogni caso, e credo che alla fine gli screzi che pure ci sono stati sono ampiamente superati. Ma ripeto, sono più, come dire, le chiacchiere che non poi la realtà dei fatti, perché poi alla fine una vera discussione tra me e Franco non c'è mai stata. Ci sono state, insomma, delle visioni su alcune scelte che noi abbiamo fatto, anche diverse, però ci sta, insomma, che alla fine tutto questo possa capitare. L'importante era ritrovare un'intesa, ristilare un momento di fiducia tra tutti noi. Probabilmente, forse, anche la pandemia in sé, che ha un pochettino isolato gli amministratori, quando c'è stato un momento storico in cui sostanzialmente ero praticamente solo in comune. Il rapporto con i consiglieri, con la giunta, si era un po' staccato perché io potevo muovermi diversamente rispetto agli altri, ecco, ha creato anche un po' di allontanamento che abbiamo assolutamente recuperato, e oggi siamo nelle condizioni, insomma, di poterci ripresentare veramente con una nuova grinta, una nuova voglia, insomma, di fare per il futuro, insomma, e quindi le cose sono a posto. Franco rimane il nostro leader del territorio, stiamo facendo un progetto bellissimo tra master plan, tra Unione dei Comuni Alto Cilento, Pestum Alto Cilento, tra progetti brillanti del nostro territorio che cresce insieme. Credo abbia anche lui riavuto un entusiasmo fortissimo dopo l'elezione al Sindaco di Capaccio, quindi lo vedo veramente felice, insomma, di questo nuovo ruolo che, insomma, si è ritagliato. Noi lo supporteremo per fare in modo che la crescita del nostro territorio non finisca mai. Lui si supporterà certamente ad Agropoli per vincere brillantemente la prossima competizione elettorale, per, insomma, lavorare insieme per la crescita della nostra città. E ancora una volta sei riuscito a saltare la domanda, però dai, una risposta anche sì o no me la devi dare. Esiste una squadra solitaria di Adamo Coppola, nel caso in cui il PD dovesse, insomma, non decidere di candidarlo? È un'ipotesi lontana, probabilmente, però. Ma io, vedi, ti sembrerà che ho sfuggito la domanda, ma se io
faccio squadra con delle persone ormai da 15 anni, con Franco, con Modestino, con insomma, Eugenio Benevento, sono anni insomma, che facciamo un percorso insieme. Perché dovremmo immaginare di dividerci se alla fine abbiamo ancora la stessa volontà di fare un percorso comune? Dovesse realmente esserci veramente una frattura come la vogliamo ipotizzare per assurdo eccetera, beh, quello poi andrebbe poi valutata la situazione e quindi uno dovrebbe fare delle valutazioni prima internamente, poi capire perché c'è stata questa, insomma, sono valutazioni che andrebbero fatte con calma e poi uno dovrebbe scegliere insomma cosa fare, ma non mi sono mai posto il problema perché non ho mai creduto in nessun momento che venisse meno la fiducia da parte del mio partito per quello che ho fatto in questi anni. Ritengo insomma anche di meritarlo tutto sommato, e quindi veramente non c'è stato mai dubbio su tutto il nostro percorso insieme. Ripeto, e come ho detto all'inizio, ripeto alla fine, il meglio deve ancora venire. Molto bene. Adamo, io ti ringrazio. Non sarà l'ultima intervista perché ci rincontreremo di nuovo tra qualche tempo, giusto per far passare, no, un po' di tempo appunto per far sì che ancora i candidati insomma ragionino e quant'altro. Probabilmente nelle prossime puntate ascolterò non i candidati a sindaco, e quindi grazie ancora e in bocca al lupo per le elezioni. Grazie a te.